Ciao, benvenuti a una nuova puntata delle Fantamagus Week News. Io sono Davide da Fantamagus Milano e in collegamento con me c'è Max da Fantamagus Monza. Ciao Davide, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Bene, cominciamo subito la settimana con le novità di Cranio. Cranio ci presenta Endeavor Abissi Marini, un gioco da 1 a 4 giocatori. Probabilmente è un nome che avevate già sentito. In effetti, la prima versione di Endeavor era Le Rotte dell'Impero. Sostanzialmente, qual è la differenza tra il precedente col precedente gioco? Allora, innanzitutto il precedente gioco aveva, diciamo, era un'espansione basata, scusate, era sostanzialmente un gioco basato sull'espansione coloniale e il commercio. Qui invece cambia completamente. Qui invece Abissi Marini dovremo sostanzialmente esplorare gli oceani, quindi dalle acque basse fino alle profondità. L'altra cosa è la modalità di gioco. In Abissi Marini abbiamo la modalità cooperativa, competitiva e in solitario, cosa che invece non avevamo nella prima edizione Le Rotte dell'Impero. Sicuramente poi cambiano tutti ovviamente i componenti di gioco, sono sicuramente molto più belli e sono molto più ricchi. L'altra cosa è che qui abbiamo degli obiettivi e missioni. Sì, perché qui sostanzialmente avremo diversi scenari, all'interno troverete la scatola di questi scenari, che offrono diverse quindi sfide e gli obiettivi ovviamente cambiano e questo serve sostanzialmente per rendere la partita sempre differente. L'altra cosa, appunto, come vi dicevo prima, è sicuramente la tematica ambientale, che è differente rispetto a quello del precedente gioco, dove sostanzialmente è un modo anche di sensibilizzare sostanzialmente riguardo appunto un po' l'ambiente e tutto ciò che ci circonda. Comunque, brevemente, il gioco appunto si sviluppa, ci sono queste plance che noi andremo a piano piano a mettere sul tavolo, facendo sì che poi sia un tabellone. I giocatori dovranno reclutare sostanzialmente diversi specialisti e quindi cercare appunto poi, o insieme anche dalle navi, devono coordinare questi specialisti e queste navi, cercando appunto di realizzare obiettivi e missioni. Questo un po' in breve è quello che Endeavor Abissi Marini, con le differenze quindi rispetto all'edizione precedente che era Le Rotte dell'Impero. Dopodiché vi presento invece un gioco da 2 a 6 giocatori, un po' più party game, più leggero, dalla durata di 20-45 minuti dagli 8 anni in su, che è Mercoledì, che è ispirato alla celebre serie di Netflix, quindi quella la figlia all'interno della famiglia Adams sostanzialmente ci porterà nella biblioteca di Nightshade. Noi siamo all'interno di questa biblioteca, tirando fuori un libro, scopriamo questo libro in cui ci escono sostanzialmente queste carte, e su queste carte appunto ci sono i vari come posso dire, le varie creature, ok, e i vari personaggi. Come funziona brevemente il gioco? Il gioco sostanzialmente è un gioco abbastanza semplice. Quello che dovremmo fare sostanzialmente è giocare delle carte che abbiamo in mano. Queste carte hanno un valore, e l'importante è sostanzialmente giocare sempre la carta di valore più alto. Ma attenzione, perché alcune carte hanno comunque delle abilità e in funzione di questo ovviamente può cambiare tutto. Alla fine di 5 round si andrà a contare sostanzialmente i punteggi, che il punteggio migliore è colui che poi vincerà. Quindi sostanzialmente, come capite, è un gioco molto semplice, non dovrete fare durante il vostro turno, non dovete fare altro che giocare una delle carte che avete in mano, e ovviamente c'è una strategia, non sempre giocare quella più alta può essere ovviamente quella migliore. Bene, poi abbiamo invece What the Bug, che è un gioco da 2 a 6 giocatori, dagli 8 anni in su, dalla durata di 15 minuti, un gioco che potete tirare fuori in qualunque momento. È un gioco sostanzialmente dove, attraverso un lancio di dadi, i giocatori dovranno cercare di imitare l'insetto e la descrizione che è uscita. Quindi ci troveremo sostanzialmente a magari dover mimare un verme con la faccia da papera piuttosto che altro. Quindi, come capite, sicuramente non sarà facile far indovinare i propri, diciamo, gli altri giocatori. Infatti questo gioco sarà, i punti li guadagneremo sia quando gli altri giocatori indovinano che cosa abbiamo mimato e quando noi ovviamente indovineremo ciò che hanno mimato gli altri. Bene, a questo punto passerei invece a una nuova espansione per Unmatched, edito in Italia da Manca d'Amaro, gioco Yellow Restoration Game per, diciamo, poi la distribuzione internazionale. Va in questa confezione Sans Origin, abbiamo Nobunaga e Tome Gozen. Allora, sostanzialmente
a Matched è un scontro tra vari personaggi sia di fantasia che di storia. In passato abbiamo visto a Matched, abbiamo visto appunto sono questi scontri, non so se possiamo chiamarli all'interno di un'arena, comunque su un campo di battaglia, dove si possono scontrare diversi personaggi. Quindi io potrei usare benissimo questo set e abbinarlo al set, quello di Sherlock Holmes, piuttosto che Achille, piuttosto che altri che sono usciti in passato. Oltretutto, in questi giorni è uscita anche la notizia che comunque Banca d'Amaro, oltre a questa espansione che comunque era molto attesa, lo farà uscire anche molto probabilmente quella di Bruce Lee e Muhammad Ali. Bruce Lee è, in America era esauritissimo ed è richiestissimo. Quindi, come vedete, a Matched continuerà a offrire continuamente novità e nuovi personaggi. Quindi è un gioco estremamente attivo in questo periodo. Bene, poi invece passiamo ai giochi di ruolo. Abbiamo Twilight 2000 di Need Games. E qui, vabbè, insomma, l'argomento diventa un pochettino più serio, un po' più. Qui siamo appunto all'interno della Terza Guerra Mondiale. Quindi il gioco si svolge appunto in questo periodo dove c'è l'Unione Sovietica estremamente attiva e niente, quindi sostanzialmente c'è, diciamo, è il ritorno qua, infatti anche Need Games lo dice, di un classico gioco che però l'ambientazione era negli anni 2000, diceva. No, scusate, l'edizione originale 1984, questa invece è l'edizione appunto degli anni 2000. Come vedete, estremamente ricca. Direi che non c'è nient'altro da aggiungere, nel senso che comunque vabbè, l'ambientazione è questa brevemente. Quindi a questo punto io passerei la parola a te, Max, che so che hai novità sia di Giochi Uniti che poi non mi ricordo, Di e di Asmodee. Asmodee. Bene. Ok, allora, continuo io velocemente con un paio di novità che arrivano invece da Asmodee. La prima cosa è una espansione per Zombicide, seconda edizione, Zombicide, diciamo, quello della linea classica contemporanea, ok? Cioè un po' ambientato ai giorni nostri. Esce un'espansione dedicata ai Monty Python. Si chiama Monty Python Character Pack ed è un'espansione di tratto abbastanza corposa che ha dentro insomma, molto materiale e ci permetterà praticamente di avere una missione nuova, nuovi personaggi e anche nuove armi, eccetera. Tutto diciamo a tema Monty Python ci permette di ripercorrere alcuni dei loro sketch, insomma, diciamo più famosi. Insomma, se siete amanti insomma, di questi. Insomma, dei Monty Python sicuramente approfittate, è interessante. Comunque, insomma, va a espandere il gameplay della linea classica di Zombicide seconda edizione. E non cambia il suo gameplay, quindi rimane da 1-6 giocatori, 60 minuti di partita, cioè il classico Zombicide, ok, proprio un'espansione in questo caso. Il secondo prodotto che ci arriva da Asmodee si chiama invece Inori. Ed è un gioco che va da 2 a 4 giocatori, consigliato dai 10 anni in su, per una durata sui 40 minuti. Allora, si tratta di un classico Family Plus, diciamo così, ed è un gioco di piazzamento lavoratori fondamentalmente, in cui i giocatori praticamente fanno la parte di persone che venerano degli spiriti della natura. Con l'obiettivo di diventare i custodi del grande albero sacro, ok? Quindi dobbiamo cercare di mandare i nostri lavoratori presso sulle varie carte che rappresentano le variazioni dei vari alberi per ingraziarci i vari spiriti e ottenere diciamo più punti possibili per vincere sugli altri giocatori. È un classico piazzamento lavoratorio in realtà come meccaniche con una bella ambientazione. Niente di incredibilmente insomma articolato, strano, eccetera. Per cui se volete avvicinarvi al mondo del gioco strategico con una bella ambientazione, con un titolo non troppo complicato, questo sicuramente potete insomma darci un occhio, secondo me è interessante. Invece da Giochi Uniti arrivano tre prodotti. Allora, il primo si tratta della terza edizione di un grande classico di un autore italiano, insomma, anzi in realtà di due autori italiani per meglio dire, che è il gioco di Andrea Chiarvesio e Iannacco, se mi ricordo bene a memoria.
e sto parlando di Kingsburg ovviamente. Esce la terza edizione di questo gioco che implementa sia un diciamo, regolamento diciamo, nella sua ultima versione, comprende anche alcune espansioni che erano uscite durante gli anni e anche vede un po' un rinnovamento della veste grafica. Allora, Kingsburg è un gioco di strategia, diciamo, la sua meccanica è quella della gestione dei dadi. Noi praticamente dobbiamo gestire il tiro di due dadi da 6 e selezionare a seconda dei risultati che abbiamo ottenuto un membro della corte del re, ok? Che ci darà materiali, oggetti, soldi, eccetera, così che ci permetteranno insomma di insomma, poi di sviluppare la nostra partita. Quindi noi otteniamo influenza attraverso la spesa di questi dadi presso la corte del re. Ovviamente è un gioco molto carino, è sempre stato un gioco anche non troppo lungo, non troppo difficile come partita, anche adatto per avvicinare al mondo del gioco da tavolo persone che magari venivano proprio dai classici, quindi da Carcassonne, Ticket to Ride, eccetera. Se volete dargli insomma fargli provare qualcosa di un po' più strategico, ma non troppo lungo, non troppo complesso, Kingsburg è sempre stato un ottimo titolo, ha vinto dei premi insomma in passato, quindi E poi, se non mi interessante che lo sbaglio, fu il riproponga. primo comunque ad utilizzare questo sistema di andare a prendere le risorse, perché poi, vabbè, una volta piazzati i Con i dadi, dadi, con i esatto, dadi. mi sembra Sì, fosse il poi primo, adesso non. Sì, mi forse è stato il sembra, primo, poi dopo c'è stato Marco Polo, insomma, anche altri titoli famosi e si sono insomma, hanno utilizzato poi questo sistema dei dadi. Sì, comunque Uscito in questo è un uscito periodo che molti uscivano anni due giochi fa, all'anno, quando ancora ce n'era un po'. Sì, secondo me. quindi è un sistema interessante, sicuramente. Ok, Kingsburg. Poi, dopodiché, esce invece un titolo per gli amanti del mondo dei giochi dungeon crawler o giochi, insomma, combattimento in arena, eccetera, e gli amanti del gioco di ruolo. Perché? Esce finalmente Pathfinder Arena. Ora, di Pathfinder Arena credo se ne parli oramai da un bel po' di tempo, è un bel po' che insomma andava avanti la produzione di questo titolo. E arriva finalmente anche da noi in Italia. È un gioco che va dai 60 agli 80 minuti, dai 2 ai 4 giocatori, consigliato dai 12 anni in su. L'ambientazione è quella del gioco di ruolo di Pathfinder. Qua i giocatori avranno dei personaggi che potranno prendere parte dei personaggi. E c'è un'arena fatta di un dungeon, fondamentalmente, dei labirinti, eccetera, in cui ci muoveremo. C'è sia una modalità collaborativa in cui dovremo cercare di affrontare missioni, dungeon, eccetera, ottenere tesori e via dicendo, quindi il classico dungeon crawler, gioco di d'avventura, ma anche una modalità arena, no? Vera e vera e propria, quindi una modalità competitiva in cui ci picchieremo tranquillamente nel dungeon con i nostri personaggi, contro i personaggi degli altri giocatori. Che poi arriva già con un sacco Ok, di quindi. espansioni. Sì, arriva Subito. oltre alla scatola base, Mostri, giustamente, è episodi. vero Davide, arriva già con tutta una serie di Sì. espansioni, stavo vedendo, tutte insieme, cioè ci Tutto mandano tutte insieme, tutto insieme. insieme. Quindi vedo qua l'era delle ceneri, sfida epica, sfida finale, Esatto. Così un almeno hanno sacco detto, di. nel senso che ancora non l'abbiamo Ok, perché abbiamo avuto notizia che c'è stato un problema con la nave, quindi stanno ritardando quindi un deve attimino con le ancora arrivare. spedizioni. Sì, sì, Esatto. sì, sì. Stavo vedendo, insomma, anche le espansioni sono un bel po' e ottimo, bene. Subito, cioè si Comunque, parte alla benissimo. Quindi è grande. uno di quei giochi, insomma, d'avventura che arriva già bello corposo di espansioni, miniature, eccetera. Ok, allora, questo, e per concludere, anche Giochi Uniti ci propone un piccolo party game di carte, fondamentalmente, si chiama Aurum, ed è un gioco consigliato dai 7 anni in su, per 3-4 giocatori, quindi party game, ma non per troppi giocatori, diciamo così, 3-4, durata della partita una trentina di minuti. Si tratta di un gioco di aste e prese, fondamentalmente. L'ambientazione, insomma, noi siamo degli alchimisti e dobbiamo cercare di trasmutare con successo del materiale vario in oro. Ok, cioè proprio classica roba da alchimista. E per farlo dobbiamo cercare di ottenere delle sostanze alchemiche e cercare di prendere al minor prezzo possibile, quindi un meccanismo di aste e prese interessante, insomma, veloce,
carino. Non esattamente un party game, effettivamente, forse potremmo dire più un piccolo family di carte, ecco, forse più corretto, sarebbe più corretto inquadrarlo in questo modo. Ok. 3-4 giocatori, attenzione. Aurum. Ok, e con questo abbiamo concluso per questa settimana. Quindi l'appuntamento con le news rimane sempre per il lunedì verso l'ora di pranzo sul nostro canale YouTube. Potete vedere schede dei prodotti sul nostro sito internet e vedere invece i prodotti fisici qua in negozio. Ovviamente alcuni prodotti, come avete visto, anzi molti questa settimana, quasi tutti, li abbiamo messo le immagini. Perché stanno arrivando durante la settimana, ecco. Quindi se vedete i video di lunedì e venite lunedì pomeriggio in negozio, probabilmente alcuni titoli non saranno ancora arrivati, okay? Quindi poi durante la settimana arriveranno. Ma arriverà tutto. Se vi interessa qualcosa, ovviamente potete contattarci, prenotarli, eccetera. E per detto questo, niente, vi saluto e vi rimando alla settimana prossima. Ciao a Ciao a tutti! tutti, ciao ciao.